Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In questa puntata trovate un'intervista realizzata nei giorni scorsi a Radio Alfa alla sindacalista Biagio Tomasco sull'ospedale di comunità di Roccadaspide, inaugurato in pompa magna 6 mesi fa e di fatto ancora inattivo. Come sempre, in questa puntata c'è anche l'appuntamento con il gusto, ma vi propongo anche un breve servizio dedicato al comune di Orria. In apertura, però, come sempre, c'è l'appuntamento con Info Salerno dedicato all'informazione. In breve, dalla provincia di Salerno. Sono riprese le attività di unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale Luigi Curto di Polla. La ripresa è stata possibile grazie alla disponibilità di dirigenti chirurghi provenienti da altri ospedali ed è stata autorizzata dall'ASL di Salerno. Sono ripresi a Baronissi i lavori per la costruzione della scuola di Sava. La nuova struttura scolastica attesa da tutta la comunità sarà dotata di 10 aule, palestra, sala polifunzionale, laboratori, sala mensa, sala per il corpo docente. Nuovo finanziamento per il comune di Pellezzano per 250.000 euro da investire per l'efficientamento energetico del centro polifunzionale Giovani Più Nicolas Ilaria alla frazione Coperchia. Il comune di Sigignano degli Alburni è tra i beneficiari per l'acquisto di uno scuolabus ecologico. Il finanziamento rientra nell'ambito di un avviso pubblico della Regione Campania destinato ai comuni fino a 15.000 abitanti. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso della rupa meridionale del centro storico di Caggiano. Il progetto di messa in sicurezza prevede anche delicati lavori per la cappella di Santa Veneranda. L'intervento finanziato da fondi PNRR per un importo di circa 1.095.000 euro. Consegnati a Sarno i lavori di rigenerazione, riqualificazione e miglioramento del decoro urbano di Corso Giovanni Amendola. L'importo complessivo dell'opera, finanziata con fondi del Ministero dell'Interno, ammonta a 740.000 euro. A Giungano è stato ufficialmente firmato l'accordo preliminare di cessione volontaria di Palazzo Picilli, un antico edificio simbolo del patrimonio culturale locale. L'intenzione del comune è di trasformarlo in un punto di riferimento culturale e turistico. Inaugurato a Ponte Cagnano Faiano il nuovo polo della salute in via Picenzi a Sant'Antonio di fronte alla farmacia comunale, frutto della collaborazione tra il comune e l'ASL di Salerno. Il polo della salute non sarà solo sede della guardia medica, ma un vero punto di riferimento per la prevenzione, la formazione e il supporto psicologico. Un'attenzione speciale sarà dedicata alla neuropsichiatria infantile. A Baronissi sono partiti i lavori per la sistemazione dei marciapiedi di via Aldo Moro e via Cutinelli per un importo di 90.000 euro. L'iniziativa è volta a rendere più sicuri e agevoli i percorsi pedonali. Il comune di Cava dei Tirreni è tra i vincitori del bando Città che legge per un finanziamento di quasi 45.000 euro. Il progetto Cava che legge coinvolge cittadini, scuole, associazioni e istituzioni in una serie di attività che si svolgeranno in parte presso la biblioteca comunale a Vallone a Cava dei Tirreni. La provincia di Salerno modifica l'orario di apertura al pubblico della biblioteca provinciale che apre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30. Fino alla sera sarà possibile consultare e chiedere in prestito volumi, informazioni bibliografiche e riproduzioni, utilizzare la sala per studiare e anche chiedere il salone delle conferenze Francesco Cerenza della biblioteca per organizzare eventi. Pollica è comune cardioprotetto, ogni frazione del comune ha ora a disposizione il proprio defibrillatore semiautomatico e questo rende la comunità più sicura e pronta a intervenire in caso di emergenze. Il prossimo passo, al quale si sta già lavorando, come fanno sapere dal comune, sarà offrire ai cittadini giornate di formazione sull'utilizzo di questi dispositivi salvavita. A Caggiano sono iniziati i lavori di sistemazione urbana del Belvedere e Mar Vicino. I lavori rientrano nel progetto Itinerari tematici Ager Volceianus che vede Buccino comune capofila con il comune di Caggiano per complessivi 200.000 euro. L'intervento riguarderà la pavimentazione, ringhiere e arredo urbano. Singolare iniziativa del comune di Corleto Monforte che ha deciso di donare sacchetti di castagne ai propri concittadini. Fino al 25 ottobre, nei giorni di apertura degli uffici comunali dalle 9 alle 13 presso l'ufficio della Polizia Municipale, sarà possibile ritirare sacchetti da 3 kg di castagne messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Le persone con difficoltà a raggiungere la sede municipale, previa richiesta al numero 0828 96 40 01, potranno richiedere la consegna a domicilio.
Ed ora l'intervista al sindacalista del Nursind Biagio Tomasco sull'ospedale di comunità di Rocca d'Aspide, inaugurato 6 mesi fa, ma di fatto ancora inattivo. Una situazione paradossale, spiace vedere una struttura chiusa, anche perché insomma ci sono problemi di carenza di personale che insomma potrebbero essere, non dico risolti, ma insomma affrontati con maggiore serenità. Ma sicuramente sì, e infatti il senso della nota che noi abbiamo fatto va proprio in quella direzione. Col coordinatore Aspromonte abbiamo fatto una valutazione. Se ci sono dei problemi legati al fatto che i medici di medicina generale ancora non hanno chiuso il contratto a livello nazionale per entrare in queste case di comunità, allora quegli infermieri che sono stati assunti regolarmente dall'ASL, cosa di cui noi siamo contenti, vengono impiegati laddove c'è più carenza, in attesa che queste case di comunità, questi ospedali di comunità poi entrino a regime. Certo è che non si può continuare ad osservare uno spreco di denaro pubblico per quanto ci riguarda, nel momento in cui si fanno ore e ore, se non migliaia di ore di straordinario, con degli infermieri che sono costretti a saltare i turni di riposo, a fare straordinaria iosa e a lavorare in condizioni psicofisiche oramai proprio al limite della decenza. Tra l'altro, insomma, dispiace effettivamente vedere chiusa questa struttura perché poi c'è stata un'inaugurazione, la gente si aspettava che la struttura iniziasse a funzionare, così insomma da risolvere il problema della carenza di personale, ma anche perché no, dare finalmente una collocazione a questo personale, perché diciamo che non ci sono solo i medici, ma anche infermieri, operatori sociosanitari che insomma sarebbero ben lieti poi di cominciare a prestare la propria opera in questa struttura. Parliamo di Rocca d'Aspide, ma credo che insomma valga un po' per tutti gli ospedali di comunità. Ma sicuramente sì, ma oltre a questo c'è un altro aspetto che deve essere tenuto presente e ben focalizzato, che è il problema che in queste strutture devono andare dei pazienti che sono definiti cronici, quindi quei pazienti che si rivolgono al medico di base per un acquisto della loro malattia cronica e che non avendo risposte, non avendo questi ospedali di comunità, non avendo il medico di medicina generale a disposizione, gioco forza si rivolgono al pronto soccorso dell'ospedale che dovrebbe fare invece solo assistenza agli acuti. Quindi andiamo a togliere i posti letto dedicati agli acuti, ingolfiamo le attività del pronto soccorso e molte volte questo ingolfamento determina anche quelle aggressioni dovute all'esasperazione di gente che aspetta giorni e giorni per poter essere visitata. Parliamo dei grandi centri naturalmente, non dei centri periferici, però ogni volta che ci sta uno scontro tra un operatore sanitario e l'utenza deriva solo e unicamente dal fatto che le attese sono lunghe e Certo. quindi c'è proprio una mancanza di pazienza generalizzata, che però è indotta. Se io ho fatto l'inaugurazione, sembrava che fosse arrivato chissà chi quel giorno a Rocca d'Aspide, oggi sono 6 mesi, abbiamo speso i soldi del PNRR, abbiamo attuato quello che dovevamo attuare, però non lo mettiamo in pratica. E questo è quello che noi abbiamo segnalato. Non ci va di continuare ad assistere a uno sperpero di denaro pubblico e a vedere i nostri colleghi infermieri nelle corsie degli ospedali che sono ridotti veramente allo stremo delle forze. Assolutamente. Speriamo di avere presto allora aggiornamenti e chiarimenti. Intanto grazie a Biagio Non Tomasco per essere mancheremo. stato con Gra noi. grazie a Grazie. voi sempre. Buona giornata. Ed ora un servizio dedicato al comune di Orria. Thank you.
È arrivato il momento del gusto e di una nuova ricetta della rubrica Che cucino. Oggi preparo pasta, fagioli e funghi. Prima di tutto sminuzzo dei funghi champignon. In una padella metto della margarina, aggiungo un aglio tagliato a metà e lo lascio dorare. Poi metto i funghi, aggiungo sale e pepe e dopo qualche minuto aggiungo dei fagioli cannellini in barattolo. Lascio cuocere e insaporire tutto insieme. Quando l'acqua bolle, butto la pasta. Quando è cotta, la scolo e la condisco direttamente nella padella con i funghi. Aggiungo un po' di panna da cucina e lascio mantecare. E il piatto è pronto. È tutto per questa puntata che vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, su cui trovate tutte le puntate di Voci dal Cilento, tanti servizi e tante notizie che riguardano appunto il territorio cilentano. Vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per l'attenzione, a presto.